Buongia, eccomi qua. Buona giornata, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte. Ci siamo. La sfida comincia da domani. Però ricordatevi, domani, come suggerito da un partecipante, domani sarà una giornata test. Quindi pubblicherò il palinsesto delle partite, farete i vostri pronostici, vedremo tutta la macchina se gira bene, se funziona bene, cioè dalla pubblicazione dei vostri pronostici per rendervi visibili agli altri, dalla mia gestione del file del torneo, dalla classifica che verrà stilata dopo che le partite saranno finite, insomma, chi sarà in prima posizione, chi in ultima posizione. Ecco, il file, insomma, io l'ho preparato per la mia gestione. Ne siete una sessantina, mancano uno o due per 60 persone, per 60 partecipanti. 60 di cui il 10% è formato da boavidiane che sono agguerritissime, vi stanno aspettando. Quindi, machos, forza e coraggio, forza e coraggio. Ci sono stati dei cambiamenti rispetto al primo regolamento, insomma, per quanto riguarda l'attribuzione dei punteggi. Allora, prima che domani tutto abbia inizio, perché poi effettivamente, ripeto, l'ufficialità, i punteggi ufficiali saranno quelli da sabato in poi, quindi domani, ripeto, giornata test. Ci sono stati, insomma, come dire, vari punti di vista su quello che era il conteggio da fare per l'attribuzione dei punteggi per la classifica. Una marea di idee, una marea di calcoli, di cose. Attribuisci 3 punti, attribuisci 1 punto, fai la media, fai questo. È un gioco così, ma non deve diventare un lavoraccio per me. Pensate, è facile poi gestire 60 di voi, i pronostici e tutti i calcoli. No, calma, calma, calma. Qua ci dobbiamo divertire. Per me non deve essere un sovraccarico. Anche se tutto sommato, insomma, già la preparazione non è che sia stata così tanto semplicina. Però va bene, e alla fine, allora, la cosa più importante. Andiamo ad elencare i punti di nuovo importanti del torneo e di come si svolgerà il torneo, perché ci sono alcuni che non hanno manco visto il video di presentazione, altri che sono arrivati in ritardo. Ieri sera, ripeto, ci sono stati dei ritardatari che erano ancora lì, che non sapevano cosa stava succedendo e vogliono comunque partecipare. Va bene. E allora, ma non lo so se avete letto il regolamento, quelli là nuovi, riguardo al fatto del, penso di sì comunque, però insomma in ogni caso, nei weekend, nei fine settimana e nei turni infrasettimana io pubblicherò una lista di partite. Andiamo a vedere, lo faccio vedere, ecco qua, una lista di partite. Penso saranno massimo 10, anche nei sabato, domenica saranno massimo 10 partite, che sceglierò con oculatezza dal palinsesto di Planet e le pubblicherò e dirò: oggi queste sono le partite sulle quali dovete esprimervi. Ok? Benissimo. Come vedete, abbiamo 3 gruppi di pronostici. L'1 x2, l'over 2,5, under 2,5 e il gol non gol. Questi sono i 3 pronostici possibili. Va bene? Quindi o si gioca l'1 x2, o l'over under, o il gol e gol. Non sono ammessi combo, che ne so, x, gol e gol, x, under. No. Quote secche, pronostici secchi. 1 x2, over under, o gol non gol. È un solo pronostico per
per partita. Potete pronosticare più partite, però per ogni partita un solo pronostico. Ok? Ok. Quindi io pubblico la lista, voi fate i pronostici, uno per partita, va bene? Dopodiché a fine gara, a fine giornata, verranno attribuiti i punteggi. Come vengono attribuiti i punteggi? Si è arrivati alla conclusione che la migliore soluzione, che conteggia proprio tutto praticamente, importanza della quota, importanza del pronostico e quant'altro, è il conteggio, la somma delle quote pronosticate. Va bene? Somma delle quote pronosticate. Quindi somma e differenza. In che senso? Supponiamo che abbia pubblicato queste due partite e tu, partecipante, abbia pronosticato il segno 1 dell'Anversa, tanto per dire, e che ne so, l'under 2,5 di Saubento Londrina. Ok? Quindi hai mandato i tuoi pronostici, uno per l'Anversa e l'under 2,5 per il Saubento Londrina. Ok, benissimo. Fatto questo, ora che cosa succede? Che l'Anversa ha vinto 2,66, il Saubento Londrina hanno fatto over, quindi 1,70, persa. Ok? Quindi si farà 2,60 meno 1,70, la differenza sarà il punteggio della giornata, che sarà sommato a tutti gli altri punteggi ottenuti nei giorni precedenti e quindi anche nei giorni successivi. Ok? Fino alla fine del mese. Ogni fine mese si stilerà la classifica finale del mese, ok? E quindi, come è scritto nel regolamento, il primo classificato o i primi classificati vinceranno un fai la scelta dallo store, il secondo classificato o i secondi classificati potranno acquistare sullo store dei file con la promozione 3x2, cioè praticamente ne prenderanno 3 e ne pagheranno 2 a scelta. Il terzo classificato, i terzi classificati vinceranno il 2x1, cioè ne comprano 2, ne scelgono 2, ne pagano 1. Ok? Questo è quello che ho messo a disposizione del torneo. E questi sono i premi della classifica mensile. A fine maggio, stileremo la classifica generale, quindi verrà fuori il super campione del primo Boavita Challenge, ok? E colui o colei che vincerà il torneo e sarà super campione del Challenge Boavita vincerà un buon acquisto di 100 euro di files sullo store. Ok? Benissimo. Questi sono i premi, ma penso che la gloria sia più il vincere la classifica che i premi, tutto sommato. I premi sono un di più. Va bene, quindi dicevamo, quindi il punteggio si applica sulla differenza della somma delle quote, per cui un pronostico 2,66. Un solo pronostico, 2,66 dell'Anversa. Sbagliato, ok? Non è entrato. Il giorno prima avevo 4 come punteggio in classifica, quindi 4 meno 2,66, da 4 si scende a 1,34, ok? Quindi questo sarà un continuo saliscendi, secondo me. E secondo me, visto che molti di voi pensano di essere già gli ultimi, tutti quanti, la maggioranza, io penso che comunque sarà più una classifica con segni meno che una classifica con segni positivi. Cioè, voglio dire, il primo addirittura potrà essere che sarà meno 0,10, il primo, il secondo sarà meno 0,25, così ad andare avanti con i meno. Credo che tutti avranno il segno meno. Quindi
voglio dire, insomma, prima, ultima cosa, non è che cambi molto, insomma. Però è divertente vincere la classifica, è divertente sbagliare di meno. Dice, ma qual è la, insomma, la migliore strategia? Fare per esempio tutti i pronostici e quindi poi vedere cosa viene fuori per differenza, visto che sono punteggi, o un solo pronostico? Non lo so. Devo dire la verità, non lo so. È ovvio che penso, la cosa più banale, che ovviamente più pronostici si fanno, più si rischia e più si rischia di perdere punteggi. Io invece credo che va presa alla leggera perché è un gioco e tutto, però la gara è gara e quindi comunque io penso che sia sempre bene valutare il pronostico giusto, effettivamente quello là che si pensa che possa essere vincente. Lasciate stare se over-under, se goal-non-goal, se 1,48 anziché 2,66, non vi importa, i punti poi si sommano alla fine anche del mese. Quindi, anche se state a meno 10 e l'altro sta a 4, non vi smontate, insomma, perché quello di 4, come avete visto, è facile che possa andare sotto di voi. Quindi sarà un continuo saliscendi, ripeto. E per cui uno è sempre bene che secondo me giochi il pronostico che creda sia quello più affidabile in quella partita. Poi vedremo, insomma. Ok, quindi calcolo del punteggio l'abbiamo detto. Domani che è una giornata test e sabato saranno i punteggi ufficiali, l'abbiamo detto. Che le partite del palinsesto le scelgo io e voi dovete esprimere i pronostici, un pronostico a partita, ma potete esprimere più pronostici dalla lista, dal palinsesto che pubblicherò, che è questo qua, ho fatto così. Cosa resta? Resta che poi ieri è stata creata una lista WhatsApp per il challenge. Alcuni mi hanno scritto dicendo, ma non mi arrivano notifiche, dove sta il gruppo? Qual è il gruppo? Non mi ha inserito, non c'è nessun gruppo, non è stato fatto niente. Come accadeva fino adesso per la lista Boavita, così sarà per la lista Challenge. Cioè nel senso, io ho creato quest'altra lista Challenge, dove ho inserito solo i partecipanti del torneo, in modo tale che tutto il materiale, tutti i pronostici che verranno pubblicati, tutte le battutine e quant'altro ci sarà all'interno del torneo, non infastidisca o non appesantisca la lista Boavita, va bene? Perché altrimenti tutti quelli là che non hanno partecipato avrebbero ricevuto notifiche di quello che era tutto il torneo e alla fine non gliene fregava niente. E avevano solo una marea di notifiche sul loro WhatsApp alle quali non erano per nulla interessati. Ok? Quindi solo un fastidio. E allora, come accadeva prima per la lista Boavita, così sarà per la lista Boavita Challenge. I messaggi che invierò nella lista Boavita Challenge, i pronostici che saranno pubblicati in quella lista lì, non saranno visti e tutti i commenti, quant'altro, non saranno visti da quelli che invece sono nella lista Boavita. Ok? È ovvio che questi partecipanti qua sono anche nella lista Boavita, per cui riceveranno sia le notifiche del torneo e sia le notifiche della lista Boavita. I video, i tutorial, pronostici e quant'altro, la multipla e quant'altro. Ok, nella lista Boavita. Quelli là della lista Boavita continueranno a ricevere i messaggi normali come fino adesso e non riceveranno il fastidio di tutto il transito messaggi che avverrà nella lista Boavita Challenge. Ok, quindi semplificato, non cambia nulla, non siete stati inseriti in nessun gruppo segreto, chissà che, tutto funziona come se riceveste ognuno di voi un messaggio da me, va bene? E voi quando rispondete a me, arriva solo a me,
Le vostre risposte arrivano solo a me, non vanno nella lista, non vengono lette da tutti quanti. Sono io che poi prendo quella risposta, o quel commento, o quel suggerimento, o qualunque altra cosa. Il partecipante o i boavidiani nella lista boavidiana hanno detto: prendo quell'immagine, quel commento, quella battuta, e la mando nella lista così da renderla condivisibile con tutti quanti gli altri, cioè la condivido con tutti quanti gli altri partecipanti alla lista Boavita o alla lista Challenge, Boavita Challenge. Quindi, quando voi rispondete a un mio messaggio della lista, rispondete, arriva solo a me e io lo prendo e lo mando per tutta la lista. Quando voi manderete un pronostico del Challenge a me, lo pubblicherete. Quel messaggio arriverà solo a me in prima battuta, poi sono io che lo prendo e lo giro nella lista. Ok? La lista è sempre un messaggio io e tu, io e tu, io e tu, no tu e noi. È chiaro, solo io faccio le cose io con voi, ma ognuno di voi è interfacciato solo con me, anche all'interno della lista. È interfacciato solo con me, per cui tutto quello che risponde lo risponde sempre a me, poi io mando nella lista. Ok, quindi è stata creata sta lista proprio per evitare il fastidio a tutti quanti. Quindi le regole, le regole, tutto molto semplice. Uno dei partecipanti, aspettate un attimo, gli ho detto che l'avrei risposto in diretta, e allora mi fa. Aspettate un attimo. Fino a che momento si possono esprimere i pronostici per le partite che indicherai? Esempio, fino a un'ora prima, fino al fischio d'inizio. Insomma, c'è un limite temporale per fare il proprio pronostico. Certo. È ovvio che la partita iniziata non va. Però, fino a prima che la partita cominci, i pronostici sono tutti accettati fino a che la partita comincia. I pronostici sono tutti accettati. Quindi non c'è il limite solo, ovviamente, con il limite come qualunque book. Cioè nel momento in cui la partita comincia è chiusa. Ok? Poi dice tiriamo fuori da tutti i pronostici che vengono dati una multipla. Composta così, cioè l'anversa, il segno 1 anversa risulta quello più giocato, quello più pronosticato. Ok, nella multipla ci va anversa segno 1. L'over 2,5 del Sao Bento Londrina risulta quello più giocato tra gli over. Ok, allora Sao Bento Londrina over. Che ne so, il gol di Manchester Arsenal è quello più. È quello più giocato tra i gol e gol. Ok, nella multipla mettiamo gol e gol di Manchester, come si chiama? Quindi io più che una multipla direi è una tripla praticamente, perché prenderemo la partita con il segno più giocato tra 1x2 e un evento. Poi giocheremo. Come dire, inseriremo la partita che ha avuto l'over-under più giocato e la partita che avrà avuto il gol e gol più giocato. Nel caso in cui la partita sia la stessa in un, cioè in due o tre di questi di queste diciamo categorie, insomma, segno 1, over-under e gol e gol. Nel caso in cui la partita sia la stessa, eventualmente comporremo un combo, comporremo qualcosa. Però, è interessante pure questo fatto della multipla, così. Però, se voi mi mandate il pronostico, e torno quindi al discorso del limite orario, se voi però mi mandate le partite 10 minuti prima, i pronostici 10 minuti prima che la partita comincia, ma non c'è più il tempo per fare tutto questo. Per fare tutto questo dovremmo chiudere il time out dei pronostici almeno un'ora, perché
prima dell'inizio della prima partita, perché possono essere anche orari diversi, saranno sicuramente orari diversi. Quindi, che ne so, la prima partita comincia alle 3, ok, poi ci sarà quella delle 18, 2 delle 20 e 45, ok. Quindi se la prima partita è alle 15 italiane, va bene, significa che io dovrò avere tutti i vostri pronostici, tutti e 60 circa, entro le 14, entro le 14, per poi individuare quali sono le tre partite o la partita con la quale creare la multipla o con le quali creare la multipla. È chiaro? Quindi, se no, non abbiamo manco il tempo di giocarla poi dopo. Quindi, chiaro? Per cui, penso che sia così. Vedete voi, insomma, se per voi va bene il discorso della multipla, e allora sarebbe bene che tutto si chiuda come limite temporale, entro un'ora prima dell'inizio della prima partita. Ok. Che cosa diceva? Vabbè, quindi questa qua della multipla, va buono. Poi c'era qualche altra cosa che ma penso che non ci sta. Abbiamo già detto tutto, già risposto a tutto. Vabbè, quindi poi eventualmente altre cose le invierò nella lista challenge. Ok? Quindi, come dire, la sfida è aperta. Domani si comincia in testa e sabato ufficialmente. Che la forza sia con voi. Io tifo per le donne, ma non perché ho fatto le donne e donne. Tifo per le donne perché credo nelle donne e credo. Come si dice Gigi D'Alessio, la forza delle donne. E quindi tifo per loro. Credo che sarà una bella sfida, insomma, ci divertiremo. E vedremo, insomma, che cosa succederà e quale sarà il podio al 31 dicembre. Chi salirà sul podio? Un abbraccio a tutti quanti voi. Quindi da domani scaldate i motori, che da domani si comincia a fare le cose sul serio. Un abbraccio, forza e coraggio. Andiamo a vincere ancora! E questo è il K2 italiano! Si guarda a sinistra, si guarda a destra e vince l'Italia! Vince! E come si dice, per la leggenda e per quali campioni!